Sono un ricercatore di Università di Perugia. E presento appunto i risultati del progetto LIFE Trota, progetto che è appena terminato, è terminato alla fine di quest'anno, e quindi un caso studio di un progetto che è incentrato alla conservazione di una specie molto vulnerabile, minacciata anche e soprattutto dalla presenza di specie ittiche invasive. Spero sia un esempio, molte cose sono state già dette, gli ecosistemi acquatici sicuramente rappresentano uno degli ambienti più colpiti dalla presenza di specie alloctone. Spero che questo esempio possa rappresentare appunto un esempio paradigmatico, questo nostro caso studio, delle difficoltà che si incontrano e delle specificità che si incontrano appunto nel controllo delle specie invasive in ambiente acquatico. Il progetto Trota, vi dicevo, appena terminato, visti coinvolti sei partner, la provincia di Pesaro come capofila, due università, Perugia-Ancona, la provincia di Fermo, Lega Ambiente e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che è un po' lo scrigno della presenza nel centro Italia appunto della trota mediterranea. Trota mediterranea appunto che è la specie oggetto di conservazione, una specie in direttiva habitat, una specie considerata a rischio critico di estinzione nella lista dei vertebrati italiani, nella lista rossa dei vertebrati italiani, una specie della quale non si conosce poi ancora tantissimo, la cui posizione, la cui nomenclatura è ancora abbastanza incerta, e questo è il motivo per cui poco mi riferisco al nome scientifico nel corso di questa presentazione, perché è tuttora, come dire, abbastanza incerto. In direttiva habitat è presente come trota macrostigma, ma sappiamo che ormai questo binomio non può più essere utilizzato, e ancora, diciamo, non c'è unanimità sull'alternativa migliore da utilizzare. I motivi di minaccia, le principali minacce alla conservazione di questa specie, oltre a un eccesso di prelevo, la riduzione delle portate negli ambienti in cui vive, una specie che vive prevalentemente territori montani, è dovuta anche essenzialmente alle attività legate alla pesca. In parte il prelievo diretto, c'è sicuramente un problema anche di sovrapesca, ma sicuramente il maggior impatto è dovuto alla presenza dei ripopolamenti che hanno introdotto una specie alloctona molto simile, la trota atlantica, e, come dire, situazione che complica molto la conservazione della nostra specie mediterranea. Purtroppo l'interazione tra queste due specie riguarda anche l'introgressione genetica. Le due specie si ibridano e questo complica chiaramente la situazione, danneggia fortemente la nostra specie autoctona, ma soprattutto complica anche gli interventi di conservazione su questa specie. Per fare soltanto un esempio, chiaramente difficile riconoscere morfologicamente, distinguere morfologicamente le due specie, sono molto simili, in più la situazione è complicata dalla presenza degli ibridi, e quindi fondamentalmente bisogna basarsi su analisi molecolari, che sono chiaramente più complicate e più costose. La trota mediterranea sopravvive in Italia lungo l'Appennino, nelle principali isole, ma la maggior parte delle popolazioni presenti sono fortemente introgresse. In molte località ormai la trota atlantica ha completamente sostituito la trota mediterranea.
Nelle località in cui ancora nuclei di trota mediterranea sono presenti, tuttavia queste popolazioni sono in larga parte fortemente introgresse. È stato calcolato che meno del 3% delle popolazioni presenti in Italia sono ancora da considerarsi pure. Vedete quest'altra illustrazione, il centro Italia, in particolare il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, rappresenta uno dei nuclei, almeno nel centro Italia, dove è più forte la presenza di popolazioni pure, rappresentate in quella figura appunto dal colore più scuro. Il fatto che la pesca costituisca una delle principali minacce, o almeno che una delle principali minacce alla conservazione della specie abbia comunque legami con la pesca, sicuramente non facilita la conservazione della trota mediterranea. Il numero di pescatori in Italia è molto elevato, oltre 1.300.000 si stimano ufficialmente. Gli interessi economici che si muovono intorno alla pesca sportiva della trota sono veramente molto importanti e molto difficile, anche se proibito, intervenire nel vietare, nel non far più effettuare ripopolamenti con trote atlantiche, anche se ormai il fenomeno della minaccia costituita da questi ripopolamenti è ormai più che noto. Ancora oggi milioni di esemplari di trota atlantica in tutti gli stadi, uova, giovanili, adulti pronti a pesca, vengono immessi ancora nelle acque italiane. Recentemente, su proposta dei pescatori sportivi, è stata avanzata anche la proposta di modificare il DPR 357 del 93, non so se sono stato esatto, perché del 97, così, appunto, con i numeri delle leggi mi confondo sempre, per andare in deroga al divieto di immissione di specie alloctone che appunto il ricepimento della direttiva Habitat aveva introdotto in Italia. Poi magari se ci sarà modo anche di dibattere su quelli che saranno gli scenari in funzione di questo futuro cambiamento, potrebbe essere interessante. Il progetto LIFE, quindi, con lo scopo di migliorare lo stato di conservazione della trota mediterranea nelle Marche. Siamo intervenuti fondamentalmente nelle Marche, in 14 siti SIC e ZPS della dorsale appenninica, 7 bacini imbriferi, 24 corsi d'acqua, 32 stazioni di campionamento. Una cosa forse interessante è che 6 di questi 7 bacini imbriferi appartengono allo spartiacque adriatico, il Nera, che dopo essere nato nelle Marche passa anche in Umbria, appartiene al bacino del Tevere e quindi allo spartiacque tirrenico. L'insieme delle azioni portate avanti con il progetto LIFE, nella sua forma più semplice, è ben riepilogato da questa serie di illustrazioni. Fondamentalmente le analisi preliminari, le azioni preliminari hanno riguardato monitoraggi condotti a livello demografico e genetico di 32 popolazioni di trota. Parallelamente sono stati condotti anche monitoraggi sulle caratteristiche ambientali dei corsi d'acqua in cui queste popolazioni vivevano. Tutto ciò allo scopo di selezionare i corsi d'acqua e le popolazioni sui quali poi portare avanti delle azioni concrete di conservazione, che sono fondamentalmente consistite nel individuare 6 tratti corsi fluviali popolati da trote atlantiche pure, dove ormai non c'è più traccia di trota mediterranea, da eradicare completamente della fauna salmonicola presente. Allo stesso tempo individuare al contrario una serie di corsi d'acqua ospitanti popolazioni pure, o perlomeno il più pure possibile, di trota mediterranea,
dalle quali prelevare riproduttori selvatici da portare in un allevamento per l'occasione ristrutturato e convertito per la produzione appunto di materiale da semina per la conservazione, esemplari da avviare alla fecondazione artificiale per la produzione di novellame, appunto da destinare alla semina nei corsi d'acqua chiaramente e in precedenza eradicati e in più anche in altri corsi d'acqua dove questi ripopolamenti avevano l'intento di migliorare il livello di purezza, quindi agendo sulla introgressione genetica con genoma alieno. Brevemente vi illustro quindi cosa è stato fatto con le azioni preparatorie, le analisi ecologiche sulle popolazioni, sono analisi un po' di routine, si è partiti nei 32 siti di campionamento per 2 volte nel corso dell'anno, nel 2014, attraverso campionamenti condotti con elettrostorditore mediante campionamento con passate successive, è stata valutata fondamentalmente la composizione e l'abbondanza di tutta la fauna ittica presente. Chiaramente la maggior parte dei corsi d'acqua era popolato esclusivamente da trota. Ma non solo, ad esempio sono emerse anche cose abbastanza interessanti come la presenza di popolazioni di lampreda. Agli esemplari catturati, oltre alle misure morfometriche, è stato prelevato un campione di scaglie per la determinazione dell'età e un pezzo di tessuto dalla pinna adiposa per le analisi genetiche. Attraverso l'analisi dell'età, quindi è stato possibile risalire alla età di tutti gli esemplari, attraverso l'analisi delle scaglie, l'età di tutti gli esemplari e quindi fondamentalmente analizzare la struttura per età di tutte le popolazioni. Questo chiaramente per noi era importante perché dovendo prelevare dei riproduttori da portare via, dovevamo anche stimare la loro abbondanza perché avrebbe poco senso depauperare una popolazione naturale per conservarla in allevamento, ma magari distruggerla in uno dei posti in cui si era salvata. Allo stesso tempo, verificare la capacità riproduttiva di quelle popolazioni era per noi molto importante perché ci indicava la presenza di condizioni ambientali adatte alla riproduzione della specie. È stato anche analizzato l'accrescimento, qui chiaramente è abbastanza ovvio capirne l'importanza. La fecondità relativa nei pesci è in relazione alle dimensioni, sapere che dimensioni in una popolazione vengono raggiunte ad una determinata età ci permette anche di stimare il numero eventuale di uova che si possono ottenere da quegli individui prelevati da quella data popolazione. Tutta una serie anche di parametri ambientali, perché chiaramente era importante anche capire se nei vari corsi d'acqua ci fossero le condizioni per sostenere, le condizioni di idoneità che permettessero la sopravvivenza delle trote, avrebbe poco senso ripopolare o reintrodurre in un corso d'acqua delle trote, magari prodotte anche a costo di sacrifici abbastanza alti e poi tutto questo lavoro venisse compromesso dall'assenza di condizioni ambientali, quindi tutta una serie di parametri di qualità dell'acqua sono stati questa volta misurati in 3 periodi dell'anno, in coincidenza con i campionamenti ittici e anche un campionamento condotto nel periodo estivo. Periodo estivo che è chiaramente anche molto importante dal punto di vista morfo-idrologico, sicuramente il periodo più critico in cui nei nostri corsi d'acqua appenninici c'è meno acqua, quindi è stata condotta in 3 fasi anche una caratterizzazione delle portate, della velocità di corrente, delle caratteristiche del substrato, appunto una caratterizzazione morfo-idrologica allo scopo di verificare anche l'esistenza di condizioni idrologiche idonee alla sopravvivenza della trota. Non mi soffermerò su questo aspetto perché forse esula da questa.
questa nostra giornata, ma una delle azioni concrete di conservazione del progetto è stata anche quella della realizzazione di un modello di deflusso minimo vitale, proprio incrociando questi dati idrologici con le catture effettuate di fauna ittica utilizzando il metodo del mesohabitat, e probabilmente è il primo modello di stima del deflusso minimo vitale impostato a metodi biologici sulla trota macrostigma, comunque sulla trota mediterranea in Italia. Importante era anche per noi verificare la presenza di ostacoli. Scusate. Perché sappiamo bene, gli ostacoli sono sicuramente un fattore di minaccia, producono sicuramente un impatto negativo soprattutto sulle specie reofile che si spostano attivamente lungo il corso d'acqua, ma in questo caso abbiamo sfruttato questa discontinuità garantita da questi ostacoli, la frammentazione fluviale, come un'opportunità, perché sappiamo bene, è stato detto più volte anche oggi, che i tentativi di eradicazione spesso falliscono proprio per l'impossibilità di garantire, di impedire la ricolonizzazione dai siti limitrofi. Chiaramente la risalita da valle sarebbe stata, avrebbe reso vano i nostri sforzi di eradicazione, quindi noi molto spesso abbiamo individuato i nostri tratti da eradicare, i sei tratti da eradicare, alla testata fluviale, quindi a partire dalle sorgenti, fino al primo ostacolo insormontabile presente lungo il tratto fluviale, chiaramente dove le popolazioni erano tali da dover essere eradicate. E infine i risultati delle analisi genetiche, che in qualche modo hanno confermato un po' quella che è la situazione presente in gran parte d'Italia, analisi genetiche che sono state condotte utilizzando marcatori sia nucleari che mitocondriali. La maggior parte, poche popolazioni sono risultate pure o molto prossime alla completa integrità. Un certo numero a livelli di introgressione comunque bassi, e queste popolazioni chiaramente le abbiamo individuate come potenziali sorgenti per il prelievo dei riproduttori. Un certo numero di popolazioni hanno presentato livelli di introgressione intermedi, e queste in qualche modo sono diventati i siti sui quali eventualmente puntare per ripopolamento con materiale puro allo scopo di migliorare, anzi ridurre, il livello di introgressione con genoma alieno. E infine molte popolazioni purtroppo sono risultate del tutto compromesse o addirittura ormai atlantiche pure, e chiaramente su queste in qualche modo abbiamo puntato per trovare i siti da eradicare. Chiaramente la scelta poi è stata fatta incrociando i dati ecologici con quelli genetici. All'interno dei potenziali siti con livelli di introgressione molto bassi abbiamo scelto i punti, le situazioni in cui chiaramente il numero di adulti in età riproduttiva, di potenziali riproduttori, era più alto possibile. Considerazioni analoghe possono essere fatte anche per la scelta dei tratti da ripopolare, scelti comunque all'interno di popolazioni con livello intermedio di introgressione. L'eradicazione, oltre a interessare le popolazioni con livelli di introgressione assolutamente molto alti o addirittura assoluti, dovevano essere anche caratterizzate appunto dalla presenza di ostacoli che impedissero la risalita da valle delle trote aliene, ma anche chiaramente dimensioni tali da permettere l'eradicazione, quindi anche magari dimensioni modeste, essere anche raggiungibili, non rendere troppo difficoltoso il trasporto di tutto il materiale necessario per la eradicazione. E quindi sulla base di queste considerazioni poi fondamentalmente sono stati scelti i sei settori sui quali intervenire con l'eradicazione e i quattro settori sui quali intervenire con i ripopolamenti. Importante è stato sicuramente anche
le azioni di conservazione che hanno riguardato la produzione del novellame da utilizzare per i ripopolamenti. Ogni anno circa 200 riproduttori sono stati prelevati dalle popolazioni più integre e portate all'allevamento di Cantiano, lì selezionati, perché comunque c'era sempre uno scarto, quindi tutti sono stati resi riconoscibili attraverso dei chip, fatte le analisi genetiche, individuati gli esemplari assolutamente puri, scartato tutto il resto e soltanto quelli avviato la riproduzione. Vedete che il materiale prodotto ogni anno, inizialmente, come dire, il numero di uova prodotte a Cantiano è molto basso, ma la crescita è stata rapida e quest'anno abbiamo abbondantemente, nel 2018, abbiamo abbondantemente superato l'obiettivo di progetto che era di 20.000 uova. Siamo arrivati quasi a 80.000 uova. Forse con le ultime spremiture arriveremo anche a 100.000 uova, chiaramente, e questo, come dire, per i prossimi anni ci dà anche la garanzia che a questo punto probabilmente arriveremo al regime pieno e presto saremo in grado di produrre numeri veramente consistenti di trote da reimmettere appunto nei corsi d'acqua che abbiamo individuato. Chiaro che il motivo di questa crescita è facilmente intuibile: ogni anno il numero di produttori selvatici è aumentato, nel frattempo da un anno all'altro sono anche cresciuti di dimensione e poi progressivamente abbiamo cominciato ad aggiungere anche i nuovi nati, cioè i discendenti, i figli dei primi produttori selvatici che nel frattempo sono nati, sono cresciuti. D'accordo, allora mi sbrigo. Vado rapidamente avanti per presentare forse quello che è il risultato più interessante, cioè i risultati dell'eradicazione del progetto. Nei sei tratti che abbiamo sottoposto a eradicazione, e qui vedete le caratteristiche, chiaramente si tratta di piccoli corsi d'acqua montani, la larghezza oscilla fra meno di 2 metri e 3 metri. Chiaramente questo in qualche modo ci dà la garanzia di maggior successo, ma lo sforzo è stato comunque considerevole, perché vedete in qualche caso si trattava di lunghezze anche superiori a 4 km di corso d'acqua e superfici non indifferenti. Abbiamo operato anche con fino a 5-6 elettrostorditori per volta, ogni elettrostorditore è con una squadra di 3-4 persone. Nell'arco di 4 anni abbiamo portato via, eradicato più di 18.000 uova per oltre 500 kg di peso, di biomassa complessiva. Diciamo che fortunatamente, dal momento che forse i pesci stimolano meno la sensibilità dell'opinione pubblica, non abbiamo avuto grossi problemi di gestione dei conflitti. Neanche i pescatori fondamentalmente si sono opposti a questa parte del progetto, almeno non si sono opposti, diciamo, in modo molto sostenuto. L'obiettivo da raggiungere era di circa il 70% di riduzione della densità, noi l'abbiamo abbondantemente superato, il peggior risultato si è ottenuto su un corso d'acqua non del tutto accessibile, comunque è stato superiore al 95% di trote eliminate. Qui vedete anche l'andamento della biomassa e della densità nel corso dei 9 interventi di eradicazione, 2 precedenti per valutare l'abbondanza preesistente, e vedete che il calo della densità della biomassa è stato molto rapido all'inizio, come è ovvio aspettarsi, poi chiaramente trovare gli ultimi esemplari più rari è più difficile. Nella trota è stato detto anche questo, i fattori densità dipendenti sono molto molto importanti. I pochi esemplari sfuggiti raggiungono taglie in assenza di competitori, si accrescono così rapidamente da raggiungere la maturità sessuale in un anno invece che in 2 o 3. Il successo riproduttivo è totale e quindi i pochi esemplari che sfuggono riescono rapidamente a incrementare, a portare nuovi incrementi alla popolazione,
chiaramente questo giustifica i picchi che si osservano in quel grafico in coincidenza con la cattura delle nuove reclute nella fase primaverile. La capacità di cattura è stata fortemente condizionata dalla taglia degli esemplari. Sappiamo che l'elettrostorditore cattura in modo più efficiente gli esemplari più grandi, quindi effettivamente, anche questo è stato detto, lavorare in primavera quando le taglie sono molto ridotte dei nuovi nati non è conveniente, conviene aspettare che crescano, anche perché nel frattempo si mangiano anche tra di loro, ed intervenire più tardi quando sono più grandi, meno perché qualcuno appunto si elimina e più facilmente catturabile. L'altra cosa interessante è che la catturabilità, diciamo l'altro fatto da rilevare, scusate, è che l'efficienza di cattura è inversamente proporzionale all'abbondanza. Quando ci sono tanti pesci ne sfuggono in proporzione molti di più, perché se l'elettroassorbitore cattura e avvicina una moltitudine di pesci, gli operatori riescono a prendere un po', ma poi la corrente nel frattempo porta via gli altri e chiaramente questo rende vano parte del lavoro. Quando evidentemente i pesci sono pochi, si riescono con tranquillità a catturare tutti. E quindi questo è fondamentalmente il motivo per cui con il procedere dell'eradicazione la catturabilità aumenta. E quindi questo, come dire, è un vantaggio, perché se si ha tempo sufficiente si possono applicare tanti sforzi e anche le popolazioni più numerose, più abbondanti, possono essere efficacemente eradicate. Vedo che mi si sta pressando per terminare, finisco. Gli effetti dell'eradicazione sono assolutamente positivi anche su le altre specie ittiche presenti che non sono state toccate, così come abbiamo dati indiretti anche di gamberi e anfibi che prosperano in assenza di trote. Noi a partire dall'altro anno abbiamo cominciato a reintrodurre trote mediterranee, appunto prodotte in allevamento, e adesso stiamo monitorando il successo, la ripresa, la crescita e l'abbondanza di queste trote, ma sicuramente anche senza, almeno laddove magari la trota non era nativa, effettuare delle reintroduzioni o delle introduzioni in quel caso, i risultati potevano essere soddisfacenti anche soltanto in funzione del miglioramento delle condizioni appunto delle altre specie ittiche presenti in questi corsi. Direi che vi posso risparmiare a questo punto le conclusioni. Le nostre attività proseguiranno nell'afterlife. Quindi ci siamo presi questi impegni e magari per chi ne volesse sapere di più c'è la possibilità di ottenere materiali, scaricare materiali dal nostro sito. Grazie.